Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Era il primo giorno dopo il sabato, quello in cui il Signore risorto venne tra i suoi nel cenacolo. Tommaso non c'era, non lo vide. E quando tornò disse: io credo solo a quello che vedo con i miei occhi. Chi ragiona così però si autoesclude da molte esperienze. Vi sono infatti cose, realtà, anche del tutto normali, che non si vedono e non si toccano, eppure la loro consistenza è reale, perché se ne vedono gli effetti. Il Vangelo di questa domenica riferisce che quel primo giorno dopo il sabato, alla constatazione del sepolcro vuoto, gli apostoli si erano rinchiusi nel cenacolo per paura. È brutta cosa la paura. Ebbene, il primo dono che porta Gesù quando viene tra i suoi è la pace. Pace a voi, dice espressamente. E la paura cede il posto alla gioia. Gli apostoli gioirono nel rivedere il Signore. L'Eucaristia della domenica è l'occasione dell'incontro con il Signore risorto. Chi ci va portandosi magari nel cuore un peso, una preoccupazione, quando se ne torna a casa percepisce che quel peso è diventato più leggero, sopportabile. Ecco un effetto della presenza di Gesù all'Eucaristia di ogni domenica. Ciò detto, sarebbe imperdonabile se in quest'anno della misericordia trascurassimo quel dono eccezionale che è il perdono dei peccati, affidato da Gesù risorto come missione alla sua Chiesa. Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Non sarà superfluo ricordare che è proprio dal Signore risorto che proviene quel dono e l'ha fatto nel giorno stesso della sua vittoria sulla morte. La misericordia infatti non è solo un colpo di spugna sui peccati, è forza di risurrezione che apre su un futuro totalmente inedito. L'Apostolo Giovanni, dal canto suo, iniziando l'Apocalisse, riferisce un'esperienza del tutto personale. Proprio di domenica ha un incontro inatteso con il Signore risorto. Gli appare in abiti sacerdotali in mezzo a 7 candelabri d'oro che rappresentano tutte le chiese. E si sente dire: non temere, io sono il primo e l'ultimo, il vivente. Il nostro pensiero va al nuovo pastore della Chiesa Trentina, che proprio in questa domenica riceverà la consacrazione episcopale. A lui auguriamo di sentire rivolto a sé questo imperativo: non temere. È il risorto a formularlo con autorità, perché è e sarà sempre lui il vero signore delle sue chiese, compresa quella di Trento. E oltre che l'augurio, la calorosa preghiera a Gesù, perché come quel giorno nel cenacolo sia ancora potentemente generoso in quel suo soffio divino che è lo Spirito Santo. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.